Click! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Usona Barcaccio. Guardate qua cosa ho dispiegato. Forza Bulagna! Allora, ha parlato Thiago Motta, toc toc, ha parlato, ha favellato il nostro allenatore alla vigilia della partita con il Napoli, perché si va a giocare con il Napoli alla pre-vigilia, perché si gioca domenica, va bene, all'ora 18 se non erro. Andiamo ad affrontare qui al Dallara, ok, il Napoli, e io mi aspetto una gara gagliarda. E secondo me, anche se non l'ho ammesso e non lo ammetterà, ma se l'aspetta anche Thiago Motta, perché lui stesso dice: ci stiamo preparando, non cambieremo il nostro concetto, seppur arriva la scudettata d'Italia, cambieremo sì qualcosina, ma la nostra filosofia rimane quella. Parole di Thiago Motta, che dice: noi abbiamo bene in mente che cosa si deve fare, sia dal punto di vista offensivo, difensivo. A me piace cercare di condurre le partite. Queste le parole di Thiago Motta, che certo si aspetta il miglior Napoli, così come d'altronde ci ha abituato, no? Quando parla dell'avversario e ci si deve aspettare, gioco forza, sempre la migliore versione di qualsiasi compagine venga ad affrontarci. Questo perché bisogna tenere i nervi belli tesi e bisogna restare sul pezzo, e sul pezzo chiede a tutta la squadra di restarci. Si parla di singoli, in quanto le domande dei giornalisti è: come sta, come vede quello, come vede quell'altro. E allora lui parla un po' di tutti, a cominciare da Ebisher, no? Di cui si è tanto parlato e tanti disquisiscono e si chiedono di come mai, ad esempio, Ebisher nel modulo e negli undici di Thiago Motta riesce quasi sempre a trovarvi spazio. E praticamente la risposta è arrivata in questa conferenza pre-vigilia, ma va bene anche antevigilia di Napoli, ossia dice che Ebisher è quel tipo di calciatore che, calcisticamente parlando, è molto intelligente, nel senso che è il primo che capisce che cosa viene proposto al gruppo, alla squadra, e molte volte è anche colui che aiuta gli altri a far capire che cosa si vuole e a riproporlo in campo. Dunque, a stima di Ebisher dal punto di vista anzitutto della centralina. Quindi sapete, quando si ha molta stima a livello umano di qualcuno, poi quel qualcuno diventa un tuo uomo, e quindi difficilmente a questo punto Ebisher sarà un giocatore ai margini del Bologna, quanto più presumibilmente sarà sempre fulcro, no, di questo Bologna, tutt'al più che obiettivamente e oggettivamente in questo inizio di scorcio 23-24 di stagione è sicuramente quello che nella linea del vertice basso di centrocampo, in quella posizione, è colui che ha fatto vedere le cose migliori tra i vari che hanno giocato fino adesso. Quindi io mi aspetto anche a questo giro Ebisher titolare. Poi certo viene chiesto, visto e considerato che ci aspetta anche l'infrasettimanale, se verranno apportati dei cambiamenti, ma Thiago Motta ha risposto: sicuramente con il Napoli no. Poi con le altre vediamo, ma con il Napoli non ce n'è bisogno, e vorrei anche vedere che ce ne fosse bisogno dopo che abbiamo riposato una settimana, oserei dire. E oserei anche rincarare, nel senso che comunque anche giocando, certo, tre partite in una settimana sono faticose, però insomma, considerato che capita una volta ogni due o tre mesi, io penso, credo che qualche giocatore possa anche giocarsele tutte, tra coloro che magari se lo possono più permettere, anche anagraficamente alla mano parlando. Penso ad esempio ai nostri batteristi, adesso lasciamo stare un Selemakers che è appena rientrato dall'infortunio e che Thiago Motta ci dice espressamente non partirà da titolare, ma è aggregato, convocato in gruppo, e fa capire sarà della partita a gara in corso, non da titolare. Dunque rimane il dubbio chi sarà tra quei tre, e parlo di Orsolini, Ndoye e Carson, a sedere inizialmente dalla panchina. Staremo a vedere. La mia sensazione, ma che potrei sbagliare, è che possa questo giro accomodarsi in panchina
Jesper Carson, ma la mia sensazione che verrà sicuramente smentita alle 17 quando verranno diramate le ufficiali, no, di Bologna-Napoli, verosimilmente, così come scrivono i giornali, verrà ribadito Carson sulla sinistra e Ndoye sulla destra, ma non so per quale bislacco motivo io mi attendo un Ndoye sulla sinistra e un Orsolini sulla destra. Staremo a vedere, staremo a vedere. Certo è che a Ndoye, a Orsolini e a Carson ne ha parlato uno ad uno cada uno e chiede sostanzialmente a tutti e tre la stessa roba: massimo impegno, ok, e lucidità sia nella fase di manovra di costruzione che nella fase di finalizzazione. Bisogna diventare negli ultimi 15 metri, queste sono parole di Thiago Motta, più efficaci, qui aggiungo io più cinici. Bisogna capire gli ultimi 15 metri nella stessa maniera in cui si capiscono quelli che vengono prima, perché arriviamo alla fine che siamo un po' annebbiati. Ma certamente Thiago Motta è contento di Zirkzee, perché c'è una domanda anche su di lui e dice: Zirkzee ne parla solo d'un gran bene, ok, da quando è rimasta l'unica punta qui del Bologna, si allena bene, ci sta mettendo la grinta giusta e lui è sommamente contento di quanto sta facendo vedere in campo il ragazzo. Poi chiedono, ovviamente i giornalisti ci provano a ribadire news da quel che concerne riguardi il lato contrattuale di Thiago Motta, prima chiedendo se in estate, prima che venisse deciso, no, Rudy Garcia Napoli, De Laurenti stesso abbia contattato Thiago Motta e Thiago Motta glissa in una maniera incredibile come il miglior centrocampista, versione che poteva offrire Thiago Motta quando era calciatore, e riesce dunque con un dribbling praticamente a non rispondere alla domanda, ma facendo capire che adesso lui è qua a Bologna, è contento di stare qua a Bologna e non pensa ad altro che al Bologna. Ma quando? Perché dopo, a finire di intervista, gli chiedono proprio espressamente novità sopra il contratto. Quando ci sarà novità sarà lui stesso a farle sapere. Fino ad allora lui pensa al presente, il presente oggi si chiama Napoli, dunque non si pensa ad altro. Allora chiedono a Thiago Motta si stia guardando l'Europa, si stia guardando il calcio internazionale, che in questi giorni, anche nelle prossime settimane, la TV ne sarà zeppa, e lui dice: certo, da amante anche del calcio, da ruolo quale tengo, cioè quello insomma di professionista nel settore del calcio, allenatore del Bologna Football Club, oggi guardo molte partite e so di per certo che lo fanno anche i miei ragazzi, senza che appunto gliele si faccia vedere solamente all'interno delle nostre sessioni video di allenamento. Fa capire che anche i ragazzi, essendo dei professionisti seri, guardano anche loro il calcio e sicuramente avranno visto il Napoli, così come l'ha visto lui, giocare contro il Braga. Napoli che dice avrà acquisito fiducia anche derivante dalla vittoria di Champions League, aggiunge: non è poco, vincere in Champions League non è poco. Quindi avranno acquisito fiducia, quella fiducia vorranno sicuramente protrarla nel campionato e noi dovremo essere bravi e abili a fare in modo invece di mandare le inerzie della partita dove noi si vuole che vadano. Quindi queste le parole di Thiago Motta, che oserei sintetizzare: nessuna distrazione, mente, ok, gambe, cuore e testa solamente alla sfida di domenica ore 18 contro il Napoli, perché riceviamo al Dall'Ara la squadra che ha cucito sulle maglie lo scudetto. E qui aggiungo io: scusate se è poco. Dunque ci dobbiamo preparare certamente ad una grande compagine che però avrà le sue problematiche, in primis in difesa, perché il duo titolare dello scorso anno non ci sarà, uno perché è stato ceduto, parliamo di Kim, l'altro Rachmani perché ha occorso un infortunio contro il Braga, e dunque verosimilmente giocheranno Østigard e Jan Jesus, oppure Jan Jesus e Nathan, non lo so, questo poco ci deve importare, però certamente
la solidità del Napoli non è quella dello scorso anno, siamo ancora ad inizio stagione, Rudy Garcia ancora deve prendere le misure giuste, si è visto in questo inizio discorso di campionato italiano che insomma faticano e noi si deve essere bravi a stare sul pezzo, perché a mio avviso ce la possiamo fare e mi fermo qua. Carissimi, iscrizione a questo sommo nonché erudito canale. Condividere questo canale con tutti gli amici di Fedor su Blu che lo conoscete, ma non solo, mettere ora il mi piacino a Markman, attivare il campanaccio pastorale per rimanere aggiornati con il giorno da calcio nei video. Non vi preoccupate, fantacalcio, spero che abbiate fatto la formazione, recupereremo che con un video della quarta e della quinta giornata, va bene? Quindi a Markman, rimanetemi sul pezzo e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiera da Baramo Sorbolina, adesso testa al Napoli, ok? Testa al Napoli.